È cosa della massima gravità, Carolina, capisci? Si tratta di diserzione. Uno dei disertori mi ha addirittura schiaffeggiato. Sono stato schiaffeggiato da un bombardino, capisci? Ma noi cosa possiamo farci, Alfredo? I due disertori fuggiti a cavallo hanno abbandonato i polletri nel boschetto antistante il convento. Si nutrono seri sospetti che i due abbiano riparato tra queste mura e che tuttora vi si trattengano. No, ma non è possibile, ce ne saremmo accorte. Ma veramente sì. Si sono uditi e notati movimenti strani. Ah, sì? E che tipo di movimenti? Dimmi. Aiole calpestate, orme lungo il muro di cinta, rumori antelucani. Tu permetterai, Carolina, che i miei uomini facciano una piccola ispezione nel convento? Ne ho un drappello qui fuori. Mai. Uomini qui dentro, mai. Tu ci entri giusto perché sei mio fratello e perché ormai... Ho superato l'età della seduzione, sì, lo so, grazie. Ogni volta me lo ricordo. E vuol dire che allora condurrò io da solo questa ispezione. La stavo facendo anch'io, del resto. Allora la faremo insieme. Prima però aspetta un momento, ti faccio... Se è per le solite marmellate, me le hai date anche ieri, grazie. No, non è il momento di pensare all'intestino. No, già che sei qui, desideravo farti parlare con la piccola Denise de Flavigny, vedi... Ah, anch'io devo parlarti di quella educanda. Oh, la poverina non vuole assolutamente saperne di sposarsi. Oh, Denise... Anche il visconte di Champlatre non vuole più sposarla. No. Sì, mi incarica anzi di dirti di non mandare più la giovane Denise dagli zii a Parigi. Appunto, non è andata. No. Sì, è qui. Ora te la faccio chiamare. E le darai tu stesso la buona nuova che la colmerà di letizia. Ti benedirà e sarai sempre nelle sue preghiere. Nelle preghiere di una santa, Alfredo. È una bella fortuna. Aspettami. E l'ispezione? Dopo. Prima le anime. Ah, ah già. Niente, niente, niente. Non ho trovato niente per cambiarmi. Speriamo di trovare qualche cosa in parlatorio. Accidenti. Il maggiore. Ma è un'ossessione. Bella donna. Ave, sorella. Ave, fratello. Vieni, Denise. C'è una bella sorpresa per te. Il maggiore. Ma che bella sorpresa. Cribbio. Ma è il bombardino. Gloria. Carolina. Alfredo. Ho in pugno i due disertori. Bravo, dove sono? Quella ragazzona e quella piccola monella. Ma cosa dice Alfredo? Li ho riconosciuti. Ehi, bellina, non sei tu il bombardino? Amen. Come dite, fratello? Sì, sei il bombardino. Ma Alfredo! Un militare, un maschio. Oh! Avvicinatevi, maggiore, ed osservate da vicino. Posso giurarlo sul mio onore, nulla v'è in me di mascolin. Prego, osservate questo cuore, prego, guardate il mio visir. Non è possibile, maggiore, nulla v'è in me di mascolin. Voi dubitate ancor di me, non vi convince un mio sospir. Per accertarvi un mezzo c'è, che mai di più vi posso dir. Prego, guardare, non toccare, solo osservate da vicino. Non sono certo un militare, nulla v'è in me di mascolin. E va bene, figliuola mia, vi credo sulla parola. Meno male mettere in dubbio che sia una fanciulla, povero angelo. Porgo le mie scuse anche a voi, signorina. Allora si hanno delle allucinazioni. No. Anche quei capelli corti mi avevano indotto a credere... No, ho preso i voti. Allora sei convinto? Certo, ma in quanto ai due disertori dovremmo perquisire il convento. Perquisiremo? Facciamo solo sapere a Denise ciò che la riguarda. Denise, tu mi hai detto che non intendi sposarti, vero figliola? L'ho detto, madre, non voglio. Anche il vostro promesso, signorina, rinuncia lui pure all'onore di farvi sua sposa, per un motivo che non ha niente di offensivo per voi, intendiamoci. Semplicemente ama un'altra. Come me? Un'altra. E io mi permetto di aggiungere, vedendo ora voi, che il vostro mancato sposo è un perfetto imbecille. Sapete chi è quest'altra?
un'attrice. Cosa? Oh, Malfredo, davanti a una giovine. Oh, non importa, madre, io non capisco. Attrice, che vuol dire? Ma un'attrice, una soubrette che ha debuttato ieri sera in un operetto, tutto sommato, niente male. Sì, è una buona operetta di un certo maestro Floridoro. Grazie. Come? Grazie, grazie. Questo giovane, questo, come si chiama questo giovane? Visconte di Champlâtre. È lui! Ma non preoccupatevi, attende disposizioni qui fuori nel boschetto antistante, lo informerò io di tutto. E ora, Carolina, la perquisizione. Sì, un momento! Che altro può combinare adesso, l'angioletto? Madre buona, signor Maggiore. Dite, signorina. Non sembra loro un po' duro e un po' severo licenziare così quel povero giovane senza una parola da parte mia? Ma figliola... Visto che anche lui rinuncia... Ma avete detto che ama un'attrice, una sorbetta! Si dice soubrette. Ma Alfredo, non insegnare certi vocaboli! Certa nitouche. Ma nitouche, orrore! E forse la sposerà? Oh no, questo è impossibile. Ha un'educazione. Sapete, a volte l'educazione non... È comunque un'anima in pericolo che forse potrebbe essere salvata. Perché non parlargli? Forse potrei ancora convertirlo. È un tentativo per la salvezza del giovane Impiastre. Champlâtre, signorina. Ah, che angelo! Che angelo! Ha ragione! Alfredo, vai subito a chiamare il giovane Impiastre! Champlâtre, Carolina. Giusto, mi servirà anche per l'ispezione. Ti accompagno. Sei una... Guarda, è incredibile! E perché? Dal momento che è lui! Adesso voglio proprio vedere come te la cavi. Lasciatemi meditare, fratello. Con permesso, sorella. Angioletto diabolico. La colpa è solo di Nitouche, adesso come ne uscirai? Santa Nitouche, oh mia patrona, beh, intervieni e me perdona. E ti prometto, se accadrà, saggia io diverrò, se Dio vorrà. Un diavoletto mi ha tentato, ma lo so io e lo sai tu. Mi ha ascoltato, mi ha mandato un'ispirazione.
Attendete qui, vi chiamerò. Denise, il visconte di Champlatro è di là, però non potete vedervi, è la regola, lo sai. Ci ho pensato, madre, c'è sempre il paravento. Ah, pensa a tutto, arriva a tutto. Sono fatta così, madre. Ah, sublime. Sarà opportuno che ci lasciate soli, madre, come in confessione. Mm, come vuoi, bambina santa. Ora potete entrare, ma... Signorina? Oh, no, no, signore! Non oltrepassate il confine, restate dall'altra parte. Dall'altra parte? Dall'altra parte del paravento, vi prego. Va bene, signorina, non temete, conosco la regola. Resterò dall'altra parte. Signore! Signorina? Ho saputo, signore, e mi hanno detto che voi avete deciso di rinunciare alla mia mano poiché amate un'altra. Beh, in effetti... È quest'altra allora che intendete sposare? No, è impossibile che io sposi quest'altra, signorina. Impossibile? L'amo con tutte le mie forze, ma non posso spiegarvi. D'altra parte, la spiegazione sarebbe del tutto inutile, dal momento che anche voi siete ben decisa a non volermi per marito. È vero, è così? Siete decisa? Oh, sì, quanto a questo sono decisa. Forse anche voi amate un altro? Sì. E lo sposerete? Non so. Come non sapete? Io per me non chiederei di meglio, ma non so se lui vorrà. E perché non dovrebbe volere? Ah, signore! Ho fatto certe cose, sapeste? Certe cose? Cose terribili! Oh, terribili! Forse esagerate! No, no, non esagero, anzi! Cosa avete fatto? Sentiamo! Non potete dirlo? No, penso proprio che non potrei se non ci fosse il paravento. Ma siccome c'è il paravento, però voi restate dall'altra parte. La superiore ha decantato, avo la grande mia virtù. La descrizione m'ha incantato e non potrei sperare di più. Ma tutto quanto è una fola, non ne credete una parola. Giammai, giammai, o signor saprete quali error commisi ieri e stanotte ancor, sì che a me stessa io faccio orror. Nel sacro stel saria così, con il rigor che regna qui. Un ufficial, chissà perché, mentre io cantavo al varieté, farilo, farila, farile. Innamorato sei e ha conquistato anche me. Com'è, com'è, com'è? L'arire, l'arire. Io penso già, sì, di sognar. Visconte no è regolar, il paravento oltrepassar. Poi in caserma militar, di notte osai andar, il mio amore a cercar. Cin, cin, mio bel soldato, l'amor finì, si parte già. Boom, marci, cammin, suonar, doppia, o bel soldatin, cin! Basta così, voglio sapere. No, per al diavolo non serve più. Miracolo divino, sei proprio tu. Io t'amo, io t'amo, io t'amo, io t'amo sempre più. Di qual mistero arcano, accadde tutto ciò. Io t'amo.
t'amo e sempre t'amerò. Ma che fai? Si abbracciano. Maggiore, io l'amo, io l'adoro, è un angelo. No, non è un angelo, è un bombardino. Ho le prove. Questo che pi, trovato nel cortile del chiostro. Già, è vero. Lo riconosce. Io l'amo, maggiore. Ma io ho preso uno schiaffo. Esigo almeno un bacio a riparazione dello schiaffo ricevuto. È la legge del 27° dragoni. E io do un bacio al 27° dragoni. Perbacco. Floridoro, ma il maestro Floridoro. Floridoro, finalmente. Dove? Dove? Là. Dove? Là. Dove? Qua. A voi. Voi dunque siete il maestro Floridoro. Lo dicevo io. Sì, no, veramente lo dicevo anch'io, ma... Ma come mai da queste parti, maestro? È una storia troppo lunga da spiegare. Fatevela spiegare da vostra moglie durante il viaggio di nozze. Sono io che devo spiegarti alcune cose, maestro Floridoro. Beh, io sono tutto orecchie dal momento che ancora non me l'avete tagliata. Corinna è innocente. Sì, lo so. Non poteva soffrire. Lo so. Sai che mi ha detto? Ma come fai a credermi capace di amare un minchione? Ah, lo sai. E come lo sai? Ah, me lo diceva sempre. Di lui. Denise! Denise, ma cosa succede? Ma non volevi convertire il tenente? Lui ha convertito me, madre. Mi sposo. Ti sposi? Sì, madre, ma per devozione. Non lo fa per piacer mio, ma per dare figli a Dio. È proprio un angelo. È proprio un angelo. È proprio un angelo. È proprio un angelo. Mademoiselle Nitouche, or su vai col finale, fatti onore, un sol couplet o poco più per salutar gli spettator, non ti puoi certo rifiutare. La modestia è una virtù, ma lei è brava a recitare, non potrò mai. Coraggio su! Non oserò davvero mai, Santa Nitouche, mai. Per noi farete un'eccezione, applaudendo con gran convinzione. Clic, clac, risuona già, l'applauso che ci pagherà, clic, clac, mio signor, via.